Simone Ceri, vicepresidente del Grosseto, il factotum del settore del giovanile del Grosseto, è un suo pallino e quest'anno è riuscito a fare a tirare fuori nuove squadre, vedo. Ti garantisco che non è un mio pallino, ma è un pallino mio e di Mario, come tutto del resto, perché poi ogni scelta viene condivisa e condividere una scelta di contenere il budget per la prima squadra per investirlo in tecnici importanti nel settore giovanile credo sia un passo veramente da gigante per quello che riguarda il settore giovanile a Grosseto. È un passo che Mario ha fatto uguale a me e più di me. Secondo me è una forma molto intelligente questa di puntare sul settore giovanile, perché è il fulcro di una società di calcio. Lo si vedrà in futuro. Io credo che i ragazzi di Grosseto abbiano due braccia, due gambe, una testa e un cuore come i bimbi dell'Islanda che giocano il campionato del mondo. Abbiamo una provincia con 223.000 abitanti e l'Islanda ha 330.000 abitanti, loro fanno il campionato del mondo, noi abbiamo difficoltà a fare una squadra di Serie D. Senti Simone, ma tutte queste squadre sono nuove, mi sembra, no? Sì. Nuove squadre, ma per allenarsi e giocare basta il centro di Roselle? Campo sintetico, c'è il campo qui, sì, basta assolutamente, perché ci saranno dei turni, c'è un responsabile alla logistica e già al lavoro e saremo tranquillamente in più stringeremo accordi sia con l'hockey che con il calcio a 5 per cercare di, qualora il tempo sia pessimo, ma pessimo, di mettere i nostri ragazzini al coperto, quelli più piccoli, perché poi il calcio è uno sport che si gioca all'aperto e ci si abitua da subito. Detto questo, sono nove squadre, ma i numeri sono numeri irrisori, perché i 2011 saranno 12 atleti, capito che voglio dire? Non è che saranno 40 e 40 ti occupano tanto, i 2011 saranno 12, perché ne sceglieremo 12, i 2010 saranno 12, le squadre giocano a 7, avremo 14 giocatori, non è che ne avremo 60, non apriamo le nostre... Ma non ti appoggerai a queste società che hai citato prima, Albini, Atletico Grosseto, Nuova Grosseto, Virtus, Marina Paganico, per qualche partita o qualche allenamento? Per giocare nei loro campi? Ma con Paganico l'abbiamo già fatto, ma non credo che ne avremmo la necessità. C'è pur sempre il Palazzoli, che è un campo omologato, ci abbiamo montato una tribuna, quindi abbiamo tre campi per disputare le partite. Le squadre che giocheranno a 11 saranno juniores, allievi, giovanissimi, giovanissimi B, esordienti 2007, quindi sono 5, se consideri due campi, vuol dire che possono giocare due in casa contemporaneamente, una in un secondo momento, una partita successiva nel campo sintetico è fattibilissima, quindi non vedo necessità di altri campi. Comunque un progetto ambizioso secondo me, perché ho visto c'è tanto personale dietro a questi ragazzi. C'è il personale che riteniamo necessario per fare un po' di qualità. Magari sì, magari è personale, sono persone di qualità, di spessore. Magari questo, sui numeri non direi, insomma, si parla di numeri che avranno tutti. Magari io discuterei più sulla qualità. Sì, no, sulla qualità siamo d'accordo, lo spessore, però insomma nove squadre, due allenatori per squadra, più preparatori dirigenti, tutto tanto personale. Sì. Tanto quindi personale, tanto è un volontario. Impegno societario molto molto molto, molto elevato. Molto. È molto importante, è un impegno su cui gira il Grosseto Calcio del futuro. Bene, io ti faccio un bocca al lupo a te, a Mario e a tutta la società. Bene.